Io ho visto quel tendone. Questo dove raccolto, poi è quadrato completamente. Tendone rosso blu, è veramente un tra l'altro c'è pure da sottolineare, Alberto, grande dimostrazione di tifo, con grande civiltà, non c'è stata la benché minima volgarità né nei cori né tantomeno negli striscioni. Questo è un indice di grande maturità comunque da parte di tutto il pubblico. Per la prima volta abbiamo ascoltato l'inno della squadra avversaria, cioè era la Roma che ospitava, ma ha messo l'inno di Venditti, ma poi ha messo anche l'inno di Tony Marco. La dimostrazione della grande signorilità di questa bello di questa società anche nei confronti del tifo. Non era successo mai negli anni precedenti, ma neanche la Roma stessa lo aveva fatto appunto, mai. Nella Roma nella Lazio. Può essere che sia un'inversione di tendenza in tutti quanti i sensi, quindi questo non può che far piacere, è proprio l'iniezione quello lì, che non... attenzione, questo è il trollo di testa, un appoggio al cervone su un un tentativo di rinvio da parte di Aldair, questo è Fuller, questa è un'azione da parte della Roma, è quello come si porta il pallone sulla propria tre quarti, lo punta dritto verso la porta, effettua un tiro di sinistro e Fiori comunque senza nessuna difficoltà in ginocchio riesce a parare. E qui tra poco dovremmo essere, ecco il cross da parte di Trolli, il colpo di testa, ecco il salvataggio. Il salvataggio di Di Mauro sulla linea. E subito dopo ci sarà l'occasione da parte della Roma con lo stesso Di Mauro, ecco l'azione sulla sinistra da parte di Carbone, ecco il cross, guardate Di Mauro come aggancia bene, si porta il pallone sul sinistro, il Fiori si catapulta sul giocatore chiudendogli lo specchio della porta e quindi impedendo al numero 8 giallo rosso di andare in gol. Ancora la Roma qui in avanti, è un'azione, questo è un fallo ai danni di Fuller, tra l'altro significativo quello che ha detto l'avvocato Agnelli alla fine del primo tempo. Però Daniele alla fine del primo tempo è venuto qui per vedere Fuller, dice ma non lo fanno proprio giocare, e questo è un colpo di testa dello stesso Fuller con la palla che è andata alta sul calcio di punizione battuto proprio dalla sinistra da Desideri. Questa è un'azione invece della Lazio, è stato un disimpegno sbagliato da parte del numero 10 della Roma Salzano, qui è un fallo poi di Gerolini, costa l'ammunizione, che costa l'ammunizione, esatto, Gerolini, e questa è la punizione e il fallo era di Gerolini. Prima Gerolini. No, secondo me è un doppio fallo, allora, anche poi c'è stato pure Bertolt che gli è rovinato addosso. Ecco ancora un lancio in avanti, questa attenzione, questo è un fallo, Ivan di Riddle, un calcio di punizione in favore della Lazio, che siamo al limite del grande intervento di rigore, guardate Sosa, finta il tiro, ecco il gran tiro di Sosa, quella palla che quasi picchia davanti a lui, bravissimo Cervone, come sempre freddo nei suoi interventi, manda il pallone in calcio d'angolo, quel cross dalla bandiera, qui ci dovrebbe essere l'occasione di pin, bella, guardate che bella mezza rovesciata, ancora una volta si catapulta sul giocatore Cervone impedendogli di andare 3-1, di andare in gol. Ancora un lancio in avanti, questa è un'azione da parte di Riddle, da dietro la Roma riesce a salvare, attenzione, questi è Fuller, punta dritto, tenta il cross, lo effettua, la palla viene deviata, ora è Di Mauro in area di rigore, il tocco, Carboni, il gran tiro di Carboni, la palla deviata da Rizzitelli e il pallone che va direttamente sul fondo. Direzione. È il momento proprio di Carboni, mercoledì è stato l'autore del tiro che ha dato la possibilità a Roma di vincere con l'autogol di Van Basten, oggi su di lui è stato fatto il fallo di Bacci che ha dato la possibilità alla Roma di andare in vantaggio col calcio di rigore, questa era la fine del primo tempo. Sta distendendo questo numero a ricordare che è il dodicesimo uomo in campo, però la Roma parte con questa traversone di Aldair, il colpo di testa, bella relazione di Rizzitelli che anticipa Gregucci, e poi attenzione, questo è un gran lavoro di Rudi Feller che si libera di Gregucci, cross al centro e per un soffio non riesce ad arrivare, e attenzione al colpo di tacco, ecco Carlo, scrivo tu questo tacco da parte di Feller per Carboni, e questo è il fallo di Bacci ai danni del giocatore, il calcio di rigore da parte dell'arbitro Pagliotto. C'è un Franco che dice che il rigore non c'è, questa è una comica. Allora questo rigore secondo me non c'è, però se vogliamo fare uno sketch comico c'è, che vuol dire, ecco, vedete
Carboni e Sergio che si prendono così un po' in giro. No, scusa, facciamolo rivedere E adesso c'è tutto a maggiore cognizione. Ah, vogliamo discutere di il rigore sia l'episodio chiave della partita, no? Anche perché da lì nascono delle conseguenze che poi una società paga anche nelle partite successive. Guardate. Attenzione, ha tentato un intervento fuori dall'area, non è nemmeno riuscito. Non ha compiuto, secondo me. Mi sembra che il pallone non è stato non per è niente. Evidentemente ha tentato un comunque Carboni stesso, lo sentiremo dopo. Lui ha detto addirittura la grande onestà di Carboni. Sta proprio nel fatto che lui ha detto dice tocco, fuori area, il tocco c'è stato. Guarda. Ma come no? È fuori secondo voi? Cosa ha detto Carboni? Il tocco sicuramente lui l'ha avuto. Bravo. Ha detto, dice, io devo dire sinceramente non so se era fuori o se era dentro, però sicuramente ha detto io sono stato toccato dal giocatore e quindi sono andato sotto. No, è bello per chi riceve questo tipo di rigori perché vantaggio. Onestamente io la dico che rigore. Io voglio dire, che anche a favore della Lazio non hanno dato un rigore nettissimo su ciò, non ha detto niente. Pare c'era il gol dell'1-1 che era in fuori, ma infatti domenica c'era un rigore contro la Lazio, c'era non l'ha visto l'azione oltre che nessuno ha detto niente. Io dico che rigori così farebbero comodo anche alla Lazio perché è diverso, ma non è rigore, ti portano a regalia stasera, conoscendo la Lazio regalia su questo non vogliamo. Lì sono in velocità, è entrato, se l'ha toccato, è evidente che l'intenzione del giocatore era di deviare la palla, però la palla non la prende. 5 metri di distanza, sì. Comunque la cosa evidente è che il pallone non è stato toccato per niente, quindi ma nemmeno indubbiamente è andato, ha cercato forse di prendere il pallone. C'è altro pallonetto di ferro. Il fatto che il tentativo comincia nettamente fuori dall'area, il tentativo di aggancio. Magari il tentativo, però poi se l'aggancio avviene in aria, indubbiamente. Sì, ma non c'è stato aggancio. Indubbiamente c'è stato un tentativo di centrocampo. Non ha toccato né il pallone né il giocatore. La regia fa vedere proprio il momento. Penso che poi alla fine i migliori giudici sono i tifosi che stanno guardando e che sapranno dare anche qui è pareggio e che sapranno dare le immagini perché mi sembra che i tifosi in ci casa un giocatore oggi che per dire qualcosa a Fiori Rita, non so se possiamo vedere le immagini, non so se l'hai visto, dovremmo vedere se è rimasto perché andiamo a rigore la battuta e poi proseguiamo con le immagini. Io credo che la telecamera nostra abbia inquadrato i giocatori romanisti che festeggiavano. Lo so, vediamo un po' da rigore. Proprio da rigore. Adesso ce lo diranno. No, credo che lì Riddle sia andato a dire. Gli aveva detto di non muoversi, di stare fermo, perché avrebbe calciato così. Di star fermo. Si dispera perché gli aveva detto di star fermo. Perché gli aveva detto, conoscendo il suo compagno. Poi... Ah, ecco, bravo. Attenzione, qui arriva il momento, qui c'è il fallo di Soldà. No, disclosa. Scusate, disclosa. C'è l'espulsione per doppia ammonizione. Sbagliare. Però qui è subito il impossibile che il colorato di qui arriva questo è l'intervento di Soldà, poi subito dopo quello di Desideri che ha colpito Soldà e quindi c'è la doppia espulsione. Tutti fuori. Ma io guardate come si arrabbiano. Qui saltano i nervi a Rizzitelli. Non si capisce bene per quale motivo. Ma già era già. No, era già. Io la munizione l'ho disclosa già. Qui c'è il calcio di munizione di Sosa. È la grande parata. Che ha visto all'ultimo momento, tra l'altro c'è un buono che fa molto bene. Tutto l'ho visto con mezzo le gambe di tutti. Qui ancora un colpo di testa di Riddle. Molto bella l'elevazione perché era talmente defilato che non poteva coordinare. E qui Aldair, guarda la persona che sta, fa tutto da solo. Forse la svolta. Muovere, far mandare l'intelligenza è anche del portiere. Certo, non è andato a fare il fallo sul giocatore, ma è andato a chiudere lo specchio della porta. Due minuti dopo e per poco Pin non porta in pareggio, però la legge del calcio, il taglione è proprio quello, quando sbaglia un gol. Si attende soltanto altri due minuti, però l'azione, poi dopo la rivedremo con calma, vedete, secondo me viene da una gamba tesa, poi la rivedremo,
Infatti rimangono. Mi deve dire dove la gamba tesa? Sì, no. Diciamo che è stato ingenuo il giocatore che è Piacentini, che no, non ha controllato. Anzi, no, secondo me chi ha appoggiato la palla. Non ci date niente a favore, no, diciamo che stava già in anticipo, ma la gamba c'era. Tesa. Ecco, allora vediamo il momento in cui la palla viene data tra Piacentini e Nero. No, siamo 3 contro 3. Sì, sì, ma anche Rizzitelli. Anche quello, anche il fatto della gamba tesa di Sergio, sarebbe bello vederlo qualche volta pure nella Roma, azioni del genere che vengono lasciate andare, insomma. Sì, però ecco, ora ci, ecco qua, cioè questo, possiamo vedere anche, diciamo, vedete, il Ranti dimostra. Ma questo è un fermo immagine, non è vero? Ecco qua, cosa qua? Eccolo, vedi, sì. Questo è gamba tesa, non è un anticipo netto. È un anticipo, non è gamba tesa. Questo è un netto anticipo. Secondo me ha ragione Melli. No, no, ma io ti giuro, guarda, veramente, io non credo, io credo di aver visto il piede di Sergio così, non teso così, così. Non era teso quel piede? Secondo me era così, poi. Quindi non era teso, c'è la gamba tesa, ma se non è tra un gioco pericoloso. Così come dobbiamo dire che il fallo di Soldà, che praticamente ha messo il piede sul muso dell'avversario, è nettissimo, non possiamo dire che questo è gioco pericoloso. Perché lo stesso Cervone proprio negli spogliatoi non ha assolutamente recriminato nulla, certo, sul gol della Lazio, detto nel modo più assoluto. No, questa è un'altra occasione. No, ma comunque su questi episodi poi alla fine chi può dare un giudizio con maggiore obiettività è proprio la gente che poi magari così vede e continua a vedere questi episodi, che poi alla fine magari scevra da qualunque. Però qualunque tipo di personalità, se vogliamo. Se noi vediamo degli episodi che dallo stesso pulpito in modo così differente, è chiaro che anche da casa li vedremo. Appunto, ognuno poi la vede in modo suo, bisogna lasciare pure il giudizio della gente. C'è il mezzo bicchiere, chi lo vede mezzo pieno e chi lo vede mezzo vuoto. Allora, Carlo Regali, subito questa opinione, sta caldo dopo questo secondo tempo. Per come si erano messe le cose, quindi un punto guadagnato, forse alla vigilia. Guadagnato dalla Roma. No, alla vigilia cosa? Alla vigilia forse la Lazio tentava di fare bottino, non so, pieno. Ma io penso che l'abbia tentato anche la Roma. Mi sembra che sia giusto che ogni squadra cerchi di vincere la partita. Io dico, abbiamo fatto due partite con la Roma, e dico che complessivamente abbiamo fatto due volte di gare, le abbiamo anche, quella in modo particolare quella dell'andata dominata. Oggi sicuramente, anche se questa settimana le abbiamo lette un po' di tutti i colori nei confronti di questa squadra, che sembrava lo sfacelo, sembrava non so quante cavolate c'era, invece io ho visto una squadra, parte tra l'altro ho visto la squadra, io ero convinto che avrebbero fatto una gara agonistica piuttosto valida, perché oggi verso le due sono andato nel ritiro della squadra e c'erano i giocatori che si divertivano davanti al televisore a sentire cosa dicevano in una televisione privata. Sul loro conto, non so, c'era uno, credo un tuo collega, che diceva Mino, no? Sì, credo Enzo Sasso, non so, mi sembra che sia del tuo giornale, che diceva che la Lazio è un anno che gioca in 10, è un anno che gioca in 10 perché Sosa era meglio che l'anno scorso lo mandavano al suo paese. No, è migliore che Catrato, è uno che insomma in certo qual modo 9 gol li ha fatti, non è che ne ha fatto uno, quelli che ne hanno fatti tanti ne hanno fatti 12. Come la stessa posizione della Lazio, che sembra già fuori dalla Coppa UEFA, sembra chi sia già, mentre le squadre che sono a pari punti o hanno un punto in meno sono considerate rivelazioni del campionato o cose del genere. Poi dicono che noi facciamo il ventimismo, io dico che solo facciamo delle constatazioni. E ti dico che c'erano i giocatori che esultavano a sentire, infatti sono entrato, signor Regalia, venga a sentire cosa dicono questi. Hanno detto che a Napoli ci chiamerebbero i pezzenti rifatti, come dire, perché eravamo pezzenti e adesso ci siamo dati un qualcosa, c'era uno lì che deve essere, diceva che è l'unico laziale perché lui è presidente di una squadra di rugby, anche tra l'altro io non sapevo neanche che c'era una squadra di rugby a Roma, che lui è tifoso della Roma, però lui è un vero laziale perché lui è presidente, mentre i presidenti del club della Lazio faceva il nome di un certo di Camiglieri, diceva questo è uno che va al campo con il biglietto che gli dà la società, a parte che la società di biglietti gratis non ne dà a nessuno, dice che c'ha una ciuga bianca di qua e una celeste di là al posto del cervello, non so, cose veramente squalide. E queste cose secondo me la squadra hanno fatto anche bene, hanno aiutato sicuramente Zoff a caricarla al punto giusto, come stamattina, non so, quando si sono alzati hanno trovato tutti i muri dell'albergo dove vanno con scritto Lazio M e via discorrendo. Sono tutte cose che hanno contribuito, quindi ero certo che la Lazio avrebbe fatto una partita agonistica sicuramente valida.
E poi ne è venuta fuori una bella partita, ha contribuito tutte e due le squadre, ripeto, e anche sicuramente il pubblico, anche se alla fine magari il pubblico della Roma magari sarà stato amareggiato più di quanto quello della Lazio, perché quando vai in vantaggio vieni raggiunto, poi tra l'altro la Roma, la Lazio veniva dipinta con una squadra sprovveduta che si fa sempre rimontare, mentre la Roma è una squadra che sa fa un gol, se lo sa difendere, poi il caso vuole che facciamo due derby, andiamo due volte sotto, due volte siamo noi a rimontare. Non lo so, tanto per dire, cioè questi saranno dei luoghi comuni, sarà poi la gente magari legge e le idee degli altri le fa proprie, ma comunque. Due derby, due rigori. Io penso che sta squadra si sia fatta veramente onore. Fermo, proprio a questo proposito. L'altro era soltanto una considerazione statistica. Mi sarebbe piaciuto magari sentire un'altra occasione, perché prima ho sentito che c'era, non so, chi uno davanti a un giocatore della Roma era andato vicino al nostro portiere nel secondo tempo, da lì qualcuno ha detto ecco questa è un'altra occasione. Io nel frattempo, nel primo tempo ne sono passate 3 o 4, lì non ho sentito nessuno dire ti stavo facendo parlare, ecco perché comunque scherzi, ecco, posso dire la mia ma me esca perché questo fatto qua questa osservazione che stai facendo è venuto stasera proprio osservazione su che cosa io devo ridere cose fondamentali. Sono d'accordo con quanto osservavi prima sul alle volte le contrarietà delle critiche che possono essere ingiuste. I giocatori sono gente seria, cioè, ma io voglio dire, qua siamo alla trentesima partita di campionato, mi sembra che questa squadra, la nostra, sia stata riconosciuta che ha ottenuto dei consensi un po' dappertutto, insomma, sia in casa, anche partite che abbiamo pareggiato, abbiamo fatto fior di partite in trasferta come quella di Firenze, come quella di Torino con la Juventus, di Genoa con la Sampdoria, insomma, voglio dire, non solo con delle squadre di secondo piano, no? Insomma, mi sembrava un po' esagerato che due prestazioni un po', diciamo, sottotono di questa squadra abbiamo messo addirittura in discussione non dico la capacità dell'allenatore stesso, insomma, è sbagliato come si va a fare qui, fare là, e tutta la settimana che martellavano su sto fatto. Ma perché pensi che accada questo? Magari c'è fede, oppure se c'è una prevenzione? Non lo so, probabilmente le cose normali non destano interesse, allora è meglio andare sul sensazionalismo, no? perché a Roma fanno i giornalisti tutti, questo è il primo motivo tra il quale io l'ho analizzato. Io credo che invece è più questo, no, nel caos è chiaro che c'è quello che ha buon senso, c'è quello che ha meno buon senso, c'è quello che si permette di dire cose che non gli competono, cioè quello, voglio dire, se io non mi permetto di discutere uno che lavorare in ingegneria che mi fa vedere come ha costruito un ponte. Qui invece sul calcio, soprattutto a Roma, c'è una fauna talmente variegata che chiacchierano tutti, insomma. Però c'è anche tanta gente, insomma, che sa lavorare, tanti amici che lavorano da tanti anni. Per l'amor di Dio, vabbè, faccio questo, cioè. Su questo insomma. Ovviamente c'è un quadro completo della situazione che indubbiamente non faccio polemiche con i commissari, faccio solo con i giornalisti, ma indubbiamente ma si può fare sempre un lavoro quando esibirai il tesserino di giornalista io ce l'ho, se poi lo faccio vedere è pubblicista, ma anche se te non va bene hai portato qui fuori come un bidone, l'hai portato qua, era un magliaio, faresti bene a lasciare il posto a uno che non ha problema. Ma infatti anche tu sei che io sono 27 anni che faccio il giornalista e non accetto di essere provocato da te. Siccome sono te che stai provocando, è una provocazione continua e io ti sto tollerando, io faccio i miei discorsi, tu invece fai i discorsi sulle persone. Probabilmente tra i tuoi colleghi del Senato siete abituati così, tra i tuoi colleghi commessi del Senato siete abituati. Hai sempre sputato sulla categoria dei giornalisti di cui fai parte. Ma io faccio il giornalista da 27 anni e semmai le polemiche le faccio con i giornalisti. Comunque torniamo chiaro, perché mi sembra la cosa più bella, anche perché non diamo una buona immagine. No, la diamo, perché siccome è una
era un chiarimento che ci tenevo, lo aspettavo al bar con il signorino, siccome sono già delle trasmissioni che io so signorino, io dico dei fatti, è giusto, dico dei fatti, e non è vero che sia la giornalista, la tua ottica, io non faccio l'ufficio stampa, non faccio l'otteria stampa né ufficiale né ufficioso di una società, per cui io, ma no, ma tu non lo puoi fare perché non sei giornalista, ma sì, ma parlo con me sanzionato, non puoi fare l'ufficio stampa senza nessun problema, perché le società prendono i giornalisti professionisti tranquillamente senza nessun problema, questa è una cosa che dobbiamo un attimo, non potessi nemmeno stare qua, scusami Carlo, andiamo alla pubblicità, andiamo un attimo di pubblicità, vedete costretto ad alzarmi no. Dalla televisione perché no. Non si può no. Non si può scendere su un piano di rissa no. Questo sono cose che secondo me dovete chiarire a livello personale, sì, sul livello... Io vorrei parlare di calcio perché a me piace parlare di calcio. Ma se la chiami per no, interrompere la cosa, no, non ci sto. Comunque se è il momento chiamiamo la pubblicità.